Lei è la nuova Suzuki S-Cross 2024, che a dire il vero cambia poco rispetto al modello uscente, fatta eccezione per gli ADAS che sono stati arricchiti per essere al passo con le nuove normative. Oggi la scopriamo con l'allestimento hybrid, ma se non l'avete ancora fatto, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube, azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Oggi tocca a lei, nuova Suzuki S-Cross 2024. La S-Cross è un'auto che, nonostante gli anni che si porta alle spalle, riesce ad essere sempre molto aggiornata. Questa grazie anche ai restyling estetici, come ad esempio quello dell'anno scorso, che l'ha rinnovata totalmente sia nel frontale che nel posteriore, ma soprattutto negli interni. Oggi andiamo a provare la versione 2024 con il motore hybrid e iniziamo subito a vedere cosa cambia oppure cosa non cambia in questa versione. Partiamo dal frontale, dove troviamo nuovamente la grande griglia di raffreddamento con una barra cromata che poi si va ad annegare all'interno dei gruppi ottici, che sono alimentati con tecnologia full LED, dunque massima sicurezza anche durante le ore notturne. Due tipi di paraurti: nel nostro caso abbiamo quello più tranquillo, quello più semplice, meno off-road, abbiamo uno skid plate inferiore, due elementi che integrano i fendi nebbia e anche gli indicatori di direzione. La fiancata è quella che abbiamo imparato a conoscere già da qualche anno, con un buon equilibrio tra i volumi. Il cofano non è molto lungo, ma è abbastanza orizzontale, come si addice a una SUV moderna. Abbiamo delle buone finestrature che regalano luminosità nell'abitacolo, cerchi in lega da 17 pollici con trattamento diamantato, un pochettino piccoli dal punto di vista estetico, ma poi, come vedremo nel corso della prova, per quanto riguarda l'assorbimento del fondo sono eccellenti. Nessuna novità complessiva dunque nell'edizione 2024. Le misure sono abbastanza compatte, con una lunghezza di 430 cm, l'altezza di 159 cm, la larghezza di 179 cm ed il passo di 260 cm. La massa è di 1280 kg. Molto bene il volume posteriore, che conferma il suo design dinamico e moderno, con i gruppi ottici ad andamento semi orizzontale, dove nella parte superiore abbiamo la tecnologia full LED, lampadina per quanto riguarda gli indicatori di direzione, uno scudo paraurti molto massiccio e prominente che aiuta ovviamente a evitare i piccoli urti, e abbiamo anche uno scivolo di grandi dimensioni con al centro il retronebbia. Lunotto parzialmente inclinato per donare anche un aspetto più dinamico, con un grande spoiler all'estremità, due devioflussi, ma attenzione, l'apertura del baule è manuale e il portellone non risulta tanto pesante, infatti è ben ammortizzato. La soglia non è molto alta, il piano è a livello, inoltre possiamo posizionare il fondo su due livelli per avere maggior ampiezza in altezza. I fianchi sono in plastica rigida e questo è un aspetto che, come sempre, non mi convince molto, ma abbiamo due comodi pozzetti ai lati, c'è una presa a 12 volt, ganci ed anche un punto a luce accendibile. La volumetria parte da 440 litri, può arrivare a 1269 abbattendo gli schienali in configurazione 40-60, però purtroppo non abbiamo una botola di collegamento con l'abitacolo. L'abitabilità posteriore è abbondante per tre adulti, infatti il pavimento quasi piatto consente di trovare spazio per i piedi e per le gambe anche di chi siede al centro. Le finiture direi sono quasi essenziali, ma abbiamo dei poggiagomiti sul pannelliporta in sky imbottito morbido. Ci sono due portabottiglie nei pannelliporta, una sola tasca nel retro del sedile anteriore passeggero, stranamente manca una tasca in quello guidatore. Nessuna presa USB o 12 volt e neanche le bocchette dell'aria. La seduta è molto confortevole e, se viaggiate in due, avete anche un bracciolo con due portabicchieri. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il posto guida né posto passeggero. Da segnalare le sedute estremamente comode, molto confortevoli, rivestite in ecopelle e materiale tecnico di buona qualità, tra l'altro anche lavabile. Abbiamo regolazioni manuali sul nostro
esemplare. E adesso parliamo della plancia, che anche in questo caso è rimasta pressoché invariata, ma c'è una grande novità per quanto riguarda il sistema di connettività. Infatti abbiamo lo schermo da 9 pollici, estremamente facile nella lettura e anche molto fluido nello scorrimento dei dati con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, ma compare un altro piccolo schermo nella zona superiore dove sono annegati all'interno i LED che rilevano la vostra attenzione. Dunque, se vi distraete alla guida, ci pensa lui a mandare un segnale acustico per farvi immediatamente riprendere la guida con la massima concentrazione. Questo sistema si chiama Resta Sveglio. Le schermate del sistema di connettività sono organizzate in stile widget e potete organizzarvela come meglio credete. Molto bello e utile il sistema di telecamere esterne che vi fa vedere una panoramica di tutto quello che accade intorno a voi. Questo sistema chiaramente si lega alla perfezione nell'uso fuoristradistico, però è un bel vantaggio averlo a disposizione perché anche nel traffico cittadino vi può evitare magari di prendere un muretto che vi può graffiare la carrozzeria. Come sempre sono apprezzabili i comandi fisici del clima automatico Bizona e i pulsanti per il riscaldamento delle sedute molto facili da raggiungere. Non abbiamo caricatore induzione per lo smartphone, ma una presa USB di formato A. Abbiamo un commutatore delle modalità di guida che vi può variare tra snow, ovviamente se volete utilizzarla dove il terreno non è molto aderente, oppure sport per avere maggiore reattività e ovviamente un comportamento più vivace. Il nostro esemplare con cambio manuale ha una leva di stile assolutamente classico, con un pomello rivestito in pelle e anche la cuffia. Freno di stazionamento manuale. La plancia ha un design gradevole con la parte lato passeggero rivestita in ecopelle con impunture, anche se il design risulta nel complesso un po' datato, ma le finiture, i materiali e gli assemblaggi sono perfetti. Molto bene la presenza di un profondo pozzetto sotto il bracciolo centrale e il cassetto lato passeggero che può contenere numerosi litri. Bene anche le tasche nelle portiere sagomate per ospitare anche una bottiglia da 1,5 litri. Il volante è di tipo classico con una corona rivestita in pelle, il diametro è abbastanza ridotto, dunque sportivo. Analogico il quadro strumenti con due quadranti, ma c'è un piccolo schermo centrale multicolore che vi dà la possibilità di accedere a numerose informazioni di guida. Ed eccoci alla guida della nostra nuova Suzuki S-Cross 2024, che come dicevo nel corso della prova non cambia moltissimo dal punto di vista estetico, ma neanche per quanto concerne la meccanica. L'unico plus che è stato inserito su questa vettura è l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza ADAS per renderla più idonea anche alle nuove normative che diventano sempre più stringenti in Europa. Partiamo dal motore che è il classico da 1,4 litri, capace di sviluppare 129 cavalli e 235 Nm. Un motore che riesce a offrire a questa vettura anche prestazioni molto molto interessanti perché siamo ben oltre i 190 km all'ora di velocità di punta e invece lo 0-100 si copre in poco più di 10 secondi. Un'auto che ho imparato a apprezzare nelle varie vesti e soprattutto nelle varie prove che abbiamo fatto nel corso degli anni, perché chiaramente si porta dietro un bagaglio, non voglio dire di anni, ma di esperienza. In questo caso abbiamo il sistema All Grip per trazione integrale, che è una trazione integrale permanente che consente anche di avere diverse modalità di guida, come ad esempio lo snow, che vi dà un maggior grip anche nelle condizioni più complicate, come ad esempio il fango oppure la neve. Ma non è questo il punto di maggior interesse della nostra Suzuki S-Cross 2024, ma il fatto che stiamo parlando di un ibrido leggero, un mild hybrid a 48 volt che porta ad avere dei consumi molto interessanti ed abbattere ovviamente le emissioni. Il consumo rilevato nel corso della prova è di 6 litri per 100 km e visto che parliamo di una SUV media, direi che è un dato molto confortante, soprattutto visto il costo del carburante. Alla guida la S-Cross, come sempre, non riserva sorprese, è un'auto che oramai si fa apprezzare per la sua comodità, il suo piacere di guida a massimi livelli, questo grazie anche alle sospensioni che assorbono qualsiasi fondo stradale, ma anche a una furbizia, ovvero quella di adottare cerchi in lega da 17 pollici e pneumatici a spalla
particolarmente alta, perché la spalla alta dei pneumatici, come ben capite, riesce ad assorbire maggiormente anche le buche, pavé o tombini. Oppure, se fate del fuoristrada, visto che questa vettura ve lo consente, ci dà la possibilità anche di affrontare con massima disinvoltura qualsiasi terreno. Lo sterzo è demoltiplicato e devo dire che forse meriterebbe un po' di precisione in più, ma nel complesso si comporta bene. Il carico è sempre corretto, nel traffico cittadino è molto leggero, per poi irrigidirsi man mano che aumentate il ritmo e la velocità. Questo si traduce in un'agilità straordinaria nel traffico cittadino, anche se parliamo effettivamente di un'auto di 4,30 m, ma anche quando volete alzare il ritmo o fate magari dei percorsi extraurbani, come ad esempio l'autostrada, riesce a aumentare nettamente la precisione. Un plauso lo vorrei dedicare anche all'impianto frenante, che funziona davvero molto bene. Abbiamo quattro dischi autoventilati davanti che riescono a dare una buona modularità, e nonostante abbiamo un sistema rigenerativo che passa anche attraverso i freni, non ho riscontrato alcun effetto spugnoso, pertanto pollice in su. Il comfort si misura anche attraverso l'insonorizzazione, e qua in Suzuki hanno lavorato davvero molto bene sulla S-Cross, con pannelli fonoassorbenti che assorbono effettivamente qualsiasi rumore esterno. È vero che in autostrada ad andamento di codice si sente un po' di fruscio aerodinamico o rotolamento dei pneumatici, ma arriviamo adesso al piatto forte. La nuova S-Cross si aggiorna tantissimo per quanto riguarda i sistemi ADAS di sicurezza. Infatti, come vi dicevo all'inizio della prova, le nuove normative di omologazione impongono uno step maggiore, ovvero la guida autonoma di livello 2 diffusa nella maggior parte dei veicoli, e in Suzuki non sono stati a guardare, hanno inserito un nuovo dispositivo che rivela anche la stanchezza del guidatore. Si tratta di questo piccolo monitor che troviamo al di sopra dello schermo di connettività, dove all'interno ci sono dei LED crepuscolari che vanno ad osservare ogni vostro movimento della testa, e se c'è un movimento anomalo, ovvero di stanchezza o magari di distrazione, vi lancia un segnale acustico e vi tiene subito molto allerta. A questo si aggiungono la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia, il blind spot, il lettore cartelli stradali e pedoni. Peccato per qualche segnale acustico che ogni tanto è difficile da individuare. Dunque, nuova Suzuki S-Cross 2024 si presenta in due varianti, ovvero trazione anteriore oppure trazione integrale, come nel nostro caso all grip. Ci sono anche due motorizzazioni, 1.400 oppure 1.500, sempre a benzina. È un'auto che chiaramente si presta benissimo alla gita fuori porta, all'utilizzo in famiglia, anche numerosa, perché abbiamo un bagagliaio che riesce a cogliere le valigie per 4 persone o anche 5, ed è un'auto che riesce anche a offrire un piacere di guida elevato, che si può confrontare senza tante difficoltà con le ultime nate del mercato. Può essere utilizzata anche in altre vesti, ad esempio nelle flotte oppure per i professionisti. Ma adesso mi interessa sapere voi cosa ne pensate. Scrivetelo qua sotto nei commenti. La Suzuki S-Cross è disponibile in due varianti, ovvero hybrid 2 o 4 ruote motrici, ma se volete conoscere nel dettaglio e scoprire maggiormente quali sono le caratteristiche di questa vettura, vi invito ad andare sul nostro sito www.shocknews.it, dove tra l'altro troverete il configuratore e l'articolo correlato. Se non l'avete ancora fatto, vi invito nuovamente a iscrivervi al nostro canale di YouTube, azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti, ed in più c'è anche il nostro numero di SMS o WhatsApp per entrare direttamente in contatto con noi, per farci anche delle domande dove noi risponderemo sempre. Ci sono i nostri profili social, Instagram, Facebook e TikTok, e se il video vi è piaciuto, la recensione vi è interessata, lasciate anche un bel like. E con questo, dal Lago di Garda, è davvero tutto. Alla prossima!